Buonasera ragazzi, oggi inizio questo video abbastanza tardi, lo inizio proprio di sera, sono tipo le 6, 6 e mezza, adesso non so bene, ma lo inizio così tardi perché voglio mostrarvi la mia serata spa, come preparare una piccola spa in casa, come concedersi un momento di coccola. Lo faccio solo ogni tanto, non è una vera e propria routine, lo faccio soltanto quando ho un po' di tempo perché comunque ci vogliono diverse ore per fare tutto e quindi non lo faccio mai molto spesso, però ogni tanto quando ho la serata libera mi piace concedermi questa coccola personale. Se penso a una serata spa, sicuramente la preparo all'interno di questa stanza, dietro questa porta. Sicuramente i più attenti di voi sapranno di che stanza sto parlando, sono sul soppalco e dietro questa porta c'è una stanza piccolina che noi abbiamo proprio dedicato al completo relax. Ed è la stanza dove abbiamo la vasca da bagno. Direi che può ufficialmente partire questa serata. Ed ecco qua la mia amatissima vasca da bagno. Non l'ho ancora riempita, ma lo farò fra poco insieme a voi. Ho già preparato anche alcune candele che devo ancora accendere. E poi da questa parte ho preparato tutti gli altri prodotti che mi serviranno per questa sera. Quindi in questo angolino ho messo tutti i prodotti per i capelli che andrò ad utilizzare e da questa parte i prodotti per il corpo. Ovviamente la serata spa non può che non iniziare con delle candele. Le candele fanno sicuramente una bellissima atmosfera in tutta la casa e in ogni tipo di situazione, ma specialmente in un momento di relax come un bel bagno caldo, la candela non può assolutamente mancare. Stasera vado ad utilizzare questa di Ava Mai, accenderò questa qui che è una delle mie preferite ed è la candela Madagascar. Dovete sapere che ogni candela, come sicuramente avrete già notato, ogni candela è ispirata a una città, a un paese, a una località. E il profumo della candela stessa ricorda tanto il luogo, quindi si viaggia un po' anche con la fantasia e questa è una cosa che mi piace molto. Tutte queste candele sono di altissima qualità e sono costituite al 100% da cera di soia vegana. Queste candele le potete trovare in tre formati diversi. Il formato piccolino, questo trovo sia delizioso, queste piccoline le tengo in bagno vicino al lavabo perché mi piace proprio come stanno, non sono troppo grandi, quindi si sposano bene con tutto il contesto. Poi c'è la candela classica tradizionale, che è questa misura e che ha una combustione fino a 40 ore. Questa, ad esempio, è la candela Bahamas, che mi piace tantissimo, è una delle mie preferite insieme a quella che vi ho fatto vedere prima perché ha delle note dolci. Infatti all'interno c'è la vaniglia, il monoi e il cocco ed è super super buona. E poi c'è la versione maxi, che è questa candela gigante ed ha fino a 70 ore di combustione. Questa, come vi dicevo prima, è un'altra delle mie candele preferite perché è sempre una candela dolce. All'interno abbiamo anche in questo caso la vaniglia, il cocco e il bergamotto e mi piace tantissimo. Oltre alle candele, però, hanno anche i diffusori, che sono tra l'altro carinissimi anche questi. I loro pack sono davvero bellissimi, curati nei minimi dettagli. Poi io amo il legno, lo sapete, quindi mi piacciono posizionati in tutte le zone della casa, in tutti gli ambienti, stanno molto bene, quindi mi piace sempre spostarli e trovargli un angolino ad ogni prodotto. E dopo ci sono gli spray per ambiente. Questi ancora non li ho utilizzati perché li ho ricevuti proprio oggi. Questo tra l'altro è dell'Italia, Amalfi, e ha un profumo buonissimo, mi piace tantissimo. Questo mi ricorda quasi un profumo, un vero e proprio profumo per il corpo. Questi sapete che li utilizzo sui tessuti, quindi divani, tappeti e anche sulle piantine finte perché assorbono per bene il profumo e dura poi per diversi giorni. Buonissimo anche questo. Quindi, prima cosa da fare, secondo me, è proprio accendere una candela. E adesso andrò anche a riempire la vasca da bagno perché altrimenti non inizio più questa coccola serale, anche perché poi dovremo mangiare, quindi mi devo anche sbrigare. Andrò adesso a riempire quindi la vasca da bagno e ovviamente vado ad accendere
questa, che è appunto una delle mie candele preferite. Sicuramente sentirete il rumore dell'acqua perché sto finendo di riempire la vasca, ci siamo quasi. Nel frattempo vado a struccarmi perché è importante struccarsi prima di fare un bagno, prima di fare la doccia, perché il vapore dell'acqua calda va a aprire per bene i nostri pori. Quindi strucco completamente il viso utilizzando l'acqua micellare, questa della Garnier con il tappino rosa per pelli sensibili, che è una delle mie acque micellari preferite. Mi sono struccata, sono un pochettino arrossata intorno agli occhi perché quando mi strucco gli occhi mi arrosso sempre questa zona. Comunque, struccata, la vasca è pronta, sono quasi pronta per entrare, però prima mi concedo un'altra coccola, stavolta dedicata ai capelli. Infatti vado a mettere un trattamento pre-shampoo. Questa è una maschera che si mette sui capelli asciutti prima di lavarli, quindi prima di fare lo shampoo. È una maschera di Marmade realizzata con ingredienti naturali, vegana e non testata sugli animali. Tutte le loro maschere mi piacciono tantissimo e su Instagram ve ne ho già parlato diverse volte. Questa è una maschera che va a detergere il cuoio capelluto, rende i capelli soffici e li nutre in profondità, e la vado appunto semplicemente ad applicare partendo dalla cute e andando via via fino alle lunghezze. Per applicarla mi aiuto utilizzando la loro spazzola, così prelevo la giusta quantità di prodotto e vado a spazzolare i miei capelli partendo proprio dalla cute, così in questo modo non utilizzo troppo prodotto, ma metto giusto il prodotto necessario. Poi questa maschera è da tenere in posa minimo 15 minuti, poi se la tenete in posa di più è sicuramente meglio, io infatti la tengo almeno 30 minuti di solito, non la tengo mai meno di 30 minuti, però a volte capita che la tengo anche molto di più di 30 minuti perché magari devo fare altre cose nel frattempo, quindi la lascio agire il più possibile. Ovviamente più agisce, più sta in posa e meglio è. Maschera applicata, sono quasi pronta per entrare nella vasca da bagno. Prima però vi faccio vedere anche i prodotti che utilizzo per lavare effettivamente i capelli, quindi shampoo e balsamo sempre di Marmade. Mi piacciono anche questi prodotti tantissimo, questa è una combo che utilizzo sempre, non posso fare a meno del balsamo perché ho poi i capelli anche tanto tanto lunghi, quindi anche se faccio la maschera prima di fare lo shampoo, il balsamo lo faccio comunque, però non andrò a lavare i capelli nella vasca da bagno perché è una cosa che non mi piace fare. Quindi adesso farò un bel bagno caldo, lascerò agire la maschera e dopo, una volta essere uscita dalla vasca da bagno, andrò semplicemente a lavare i capelli in bagno, ma nel lavandino, senza farmi di nuovo la doccia. Ovviamente la maschera me la faccio anche sul viso e oggi ho deciso di utilizzare questa maschera illuminante. Questa l'avevo presa a New York ancora anni fa e non l'avevo ancora utilizzata. Immagino sia a forma di panda, quindi mettiamo anche questa e poi sono finalmente pronta per rilassarmi. Ovviamente non può mancare o la musica, quindi un po' di musica rilassante che ci tenga compagnia, oppure un film, una serie TV. Io proprio qui davanti a me, voi adesso non la vedete, ma qui davanti a me ho la televisione perché stia voluto la TV davanti alla vasca da bagno, e devo dire che in realtà è stata una scelta super azzeccata perché quando facciamo il bagno l'accendiamo sempre e ci tiene compagnia.
finito di fare il bagno, è stato super rilassante e come avete visto ho fatto andare un po' anche l'idromassaggio che mi ha dato la coccola finale. Adesso vado a togliere anche la maschera che è stata in posa una ventina di minuti. Vado a massaggiare il prodotto rimasto in eccesso sul viso e anche sul collo. Adesso devo lavarmi i capelli, come vi ho detto prima, però abbiamo ordinato la pizza da asporto, visto che nel frattempo, come immaginavo, si è fatto tardi e quindi mangio e mi lavo i capelli dopo cena. Rieccomi tornata, abbiamo cenato, mi sono lavata i capelli, li ho asciugati e poi come ultimo step ho messo questo che è un olio per capelli da mettere a styling completato, quindi sui capelli lavati e asciutti per renderli ancora più lucenti e anche più profumati, perché questo è un olio al cocco ed è super buono. E nulla, la mia serata di spa termina qui, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, un mega bacio, a presto, ciao!